Allora, siamo in compagnia del presidente del Tricase Calcio, pareggio 1-1. Com'è stata questa partita per lei? Vai. Allora, beh, combattuta, penso il risultato giusto, come ho detto prima in un'altra televisione, Gradina ha meritato il pareggio, ci ha pressato tutta la partita, magari siamo andati pure inaspettatamente noi un po' in vantaggio, no? Però loro hanno cercato, hanno creato, ci hanno messo in difficoltà, magari alla fine sono stati premiati dalla loro costanza, insomma, pareggio giusto. Avete degli obiettivi da raggiungere in questo campionato 2019-2020, il Tricase? Non ci poniamo obiettivi, anche perché non è che abbiamo tanto le idee molto chiare, no? Cominciato in ritardo, come al solito, per il secondo anno questo, no? L'anno scorso è culminato con la retrocessione, nello spareggio dei play-out con l'Everano. Quest'anno siamo partiti di nuovo in sordina, però in questi ultimi tempi si è costituito un gruppo nuovo di dirigenti, di società, abbiamo un progetto a lunga scadenza, vogliamo fare bene, non ci poniamo limiti, viviamo la giornata, vediamo un po'. Come presidente del Tricase, il nuovo Galatina, che le sembra? Ho riscoperto tanto entusiasmo qua a Galatina. Qualche decennio fa, 20 anni fa, ci ho pure giocato una stagione io. E mi ricordo tanto entusiasmo intorno alla squadra, non c'era. Erano i tempi del dopo Martinucci, per cui no, la gente si stava defilando un po' dal campo. Invece oggi abbiamo trovato un ambiente veramente sano, sportivo, ci hanno trattato bene e siamo molto contenti dell'ospitalità che abbiamo ricevuto. Grazie.